Ecco come appare il cammino di fede del discepolo secondo il Vangelo di Giovanni. Nei suoi tratti caratteristici, il discepolo è colui che accetta la testimonianza, segue, cerca, viene, vede, dimora e si fa a sua volta testimone. In sostanza, il discepolato è anzitutto caratterizzato dal vedere. E nel vocabolario di Giovanni, vedere è possibile all'interno di un noi e non singolarmente, come mostra l'espressione al plurale del prologo. Si tratta dunque di un vedere comunitario che si realizza all'interno di una comunità che lotta contro il peccato, che vive con sincerità l'amicizia con il Signore. E rimane costantemente fedele alla tradizione apostolica. È un vedere ciò che accade e infine un andare oltre per cogliere la realtà profonda che la carne nasconde. È un raggiungere il mistero della persona di Gesù. Il discepolato è caratterizzato dal verbo rimanere, cioè da una comunanza di vita e di destino con il Maestro e da una profonda comunione con Lui. Non manca certo la prova, la tentazione, e il discepolo allora sperimenta che la testimonianza si svolge all'interno di un conflitto fra il Cristo da una parte e il mondo dall'altra, perché l'annuncio di Gesù si oppone alla logica mondana e alle sue valutazioni e suscita consensi e rifiuti da parte del mondo che non vi si riconosce e si sente minacciato. Il testimone è coinvolto in tutto questo. La testimonianza esige disponibilità al dono di sé, sull'esempio del Maestro, da praticare con perseveranza. La comunione con Gesù, il rapporto di amicizia personale con Lui, è in ogni caso un fatto perennemente contemporaneo, aperto all'esperienza diretta e personale di tutti coloro che si aprono alla fede in ogni tempo.